La mafia qua non esiste nel nostro DNA, non esiste nella nostra formazione culturale, non esiste nei nostri atti. Questo è fondamentale. E quindi a questi signori della casa della legalità, che sono degli infami, saranno denunciati anche per questo volantino. Il problema che noi abbiamo è che quando li denunciamo le nostre denunce non servono, perché la magistratura di sinistra, diciamola che è di sinistra questa magistratura. Michele Di Lecce, buongiorno. Parliamo del negazionismo. Negli anni in cui ho lavorato alla Procura di Genova e quindi alla Procura distrettuale, ho avuto modo di verificare che era largamente diffuso questo fenomeno, cioè quello di negare l'esistenza di organizzazioni criminali di stampo mafioso sul territorio ligure. E queste negazioni traevano linfa, per così dire, o comunque spunto, da alcune, anche se non soprattutto, da alcune decisioni di giudici del distretto che erano state favorevoli agli imputati e quindi avevano in qualche misura disconosciuto l'esistenza di associazioni per le quali i soggetti erano stati rinviati a giudizio. A questa prima parte di reazioni nel tempo è andata a seguire un altro tipo di reazione che è derivata, o per meglio dire non è derivata, nel momento in cui quelle decisioni, alcune di quelle decisioni, mi riferisco in particolare a Maglio 3 e alla cosiddetta Maglio 3 e alla svolta, sono state dalla Cassazione in parte ribaltate e quindi i procedimenti che avevano visto la conclusione con una assoluzione degli imputati si dovranno rifare. In quel momento non è praticamente cambiato quasi nulla a livello di percezione del fenomeno, cioè queste decisioni della Corte sono rimaste praticamente senza esito, senza seguito nell'opinione pubblica. Non si è tornati indietro e si è detto, per esempio, ci eravamo sbagliati quando avevamo detto che non c'era, viste questi risultati del più recenti. Si è fatto finta di niente. E in questo momento io credo che a fianco a quelle operazioni di negazionismo, per così dire, puro, si stia affiancando un fenomeno che per certi versi è ancora più grave, e cioè quello della totale indifferenza. Mediamente la classe politica, gli amministratori locali e anche per buona parte i cittadini non avvertono direttamente, se non la avvertono a proprie spese, la presenza delle organizzazioni mafiose e quindi ignorano il fenomeno e dicono non ci interessa, non mi riguarda direttamente. Salvo poi, una volta che sono rimaste vittime di comportamenti in qualche misura di tipo mafioso, salvo poi in quel momento far finta di reagire, ma poco e a volte anche male. E questo è molto preoccupante, perché se non c'è un controllo anche sociale, anche del cittadino, su fenomeni che ormai non sono più di penetrazione nel tessuto economico, sociale, politico della Liguria, ma sono fenomeni di consolidamento e di espansione, perché non c'è più nulla da infiltrare, sono già infiltrati da tempo. Qui parliamo delle seconde e delle terze generazioni di famiglie in qualche modo collegate a organizzazioni di stampo mafioso e in particolare all'Ndrangheta per quanto riguarda la Liguria, perché sia la Camorra che ancor meno la mafia sono presenti in proporzioni minime, la 'Ndrangheta invece no. L'organizzazione calabrese è molto presente sul territorio, ma è molto presente nel tessuto economico e politico della regione, e questo è un dato certamente significativo e in qualche misura anche provato dagli accertamenti giudiziari, se non sempre e soltanto dalle decisioni dei giudici, ma gli accertamenti che spesso, per esempio, hanno portato, come nel Levante, a provvedimenti di sequestro, cioè a misure di prevenzione che hanno inciso sui patrimoni di determinati soggetti, prima ancora e indipendentemente dal processo penale, ma sempre sul presupposto che fossero arricchimenti illeciti di origine
collegabile in qualche misura appunto all'organizzazione mafiosa. Ecco, questi accertamenti, queste indagini, questi dati oggettivi portano a ritenere che la presenza di queste organizzazioni sia appunto ormai stabile, consolidata. Tutto questo va inquadrato anche in quello schema più generale, in quello scenario più generale che è stato ormai evidenziato anche da alcune, poche per la verità, pubblicazioni, oltre che dagli atti giudiziari, e cioè di una presenza dell'organizzazione di 'Ndrangheta in Liguria che non è eclatante, non dà luogo a fenomeni criminali vistosi, a omicidi, a grandi estorsioni, a grandi sequestri di persona o altro, ma è per così dire in buona misura silente. È un'associazione, quella presente o quelle presenti in Liguria, che opera con il metodo corruttivo e collusivo, cioè più che con il metodo violento. Quindi è difficile vedere l'episodio di violenza criminale, perché non è quello lo strumento principale, lo strumento è quello corruttivo-collusivo. Corruttivo e collusivo che passa attraverso la corruzione in senso lato, fenomeni corruttivi che interessano la pubblica amministrazione, prevalentemente la pubblica amministrazione, soprattutto la pubblica amministrazione a livello locale, nei piccoli centri dove è più facile avere rapporti con le autorità amministrative e politiche locali, è più facile controllare i voti, e quindi sono realtà nelle quali anche poter assicurare un pacchetto di qualche centinaia di voti a un candidato locale in un'elezione locale sposta, fa la differenza, e da lì poi inizia il percorso collusivo con promesse da mantenere, con accordi da fare, cosa che è emersa già in alcune realtà, in altre non ancora, ma perché gli accertamenti sono complessi, sono lenti e ovviamente non possono riguardare tutta l'attività amministrativo, politico-amministrativa di comuni e di enti che comunque sono tanti sul territorio. Le mie considerazioni e osservazioni ovviamente partono dalla esperienza acquisita come procuratore distrettuale e quindi attengono inevitabilmente al piano delle responsabilità in sede giudiziaria, quindi delle responsabilità soprattutto di natura penale o immediatamente precedenti come quelle in materia di prevenzione, ma non riguardano e non possono riguardare altri piani di responsabilità che pure devono essere tenuti presenti e che sono molto importanti in questo ambito. E mi riferisco in particolare alla responsabilità di tipo politico, della quale io credo che i cittadini debbano tener conto e debbano chiamare a rispondere gli amministratori che essi stessi hanno eletto nelle varie forme, nei vari organismi, nelle varie realtà. E da questo punto di vista credo sia abbastanza significativo, per esempio, che non si sia forse fatto tutto quello che si poteva fare su questo piano della diversa responsabilità politica in relazione a un episodio del quale si era parlato anche recentemente in un convegno a Savona, in un momento di riflessione a Savona organizzato dal Comune di Savona sul caso di un imprenditore della provincia che non riusciva a poter lavorare come avrebbe probabilmente avuto diritto di fare.